Pedro, come stai adesso fisicamente? C'ho ancora l'affaticamento, infatti non sono stato convocato per la partita di Coppa Italia, d'accordo col mister e con lo staff medico. Era preferibile non rischiare, diciamo, per la partita, però ancora sono abbastanza affaticato, dovuto a una botta che ho preso 10 giorni fa e c'è ancora un po' di versamento. Quali possono essere i tempi di recupero? No, ma io comunque mi sto allenando con la squadra, mi sto tenendo comunque. Non vado forte magari come gli altri, però comunque mi sto allenando, quindi 3-4 giorni il tempo di riassorbire del tutto il versamento, perché alla fine l'unica cosa che mi impedisce è quella di calciare in porta. Riesco a fare tutto. Quindi per il campionato dovresti esserci, dovresti farcela. Sì, facendo lo scongiuri, penso, parlando anche col dottore stamattina, ho fatto l'ecografia, mi ha detto che non ci dovrebbero essere problemi per l'inizio del campionato. Commento questa del ritaglio spogliatoio, commento all'inizio della Coppa, qual è stata la situazione di inizio? Sicuramente, secondo me, siamo usciti anche dovuto a tanti episodi negativi contro che sono successi a Pordenone. Parlando anche del gol in fuorigioco, del calcio di rigore annullato, quindi non ci dobbiamo demoralizzare, ecco, per i 10 minuti in cui magari non abbiamo capito tanto la situazione. Dovremmo andare avanti per la nostra strada come abbiamo fatto fino adesso. Occhio già al campionato, Cosa? allora. Occhio già rivolto al campionato, Sì, assolutamente sì, anche perché è un campionato già subito impegnativo dalle prime giornate, quindi noi puntiamo al campionato, allora. Al di là di questo comunque praticamente particolare, come valuti questo ritiro pre-campionato, questo inizio di stagione? Bene, Buono bene, bene questo. soprattutto a livello fisico, nel senso che comunque in squadra non abbiamo avuto grossi, diciamo, infortuni, piccoli fastidi, affaticamenti, ma l'importante è che stiamo alla fine tutti bene e saremo tutti disponibili per l'inizio del campionato. Pedro, dalla tua esperienza sia dell'anno scorso che come calciatore in generale, ti ha il profilo in più che serviva al centrocampo di oggi? Sicuramente viene a darci una grossa mano, come già c'era Arrigoni in quel ruolo lì, viene a darci una mano anche perché ho visto che comunque in questi giorni mi sono allenato con lui, c'è un alto tasso tecnico che viene sicuramente a darci una mano e quindi più siamo, più forti siamo, meglio è, ecco, perché comunque il campionato è lungo e alla fine avremo bisogno di tutti. Gara in casa del Franca Lina lo scorso anno fu una partita, una potente sconfitta che alla fine fu anche decisiva per le sorti del primo posto. C'è in voi più determinazione, visto anche che siete quasi tutti, siete stati quasi tutti confermati? Assolutamente sì, ci ricordiamo purtroppo molto bene della partita dell'anno scorso che comunque ci ha impedito di allungare sul Foggia, comunque mi ricordo che eravamo ancora davanti e quindi non vediamo l'ora che arrivi sabato per entrare in campo. Questa partita però la si giocherà non sul sintetico ma su un campo in erbetta naturale. Potrebbe essere questa anche la chiave rispetto alla partita dell'anno scorso? Ma io spero, sì, sicuramente giocare in campi diversi, giocare in un campo in un'erba naturale è sicuramente molto meglio per noi, ecco, perché comunque ci alleniamo tutti i giorni in un campo in erba naturale, quindi saremo più abituati. Spero che questo ci dia un po' più di vantaggio, ecco. Pedro, l'anno scorso il nuovo mister ha gestito soltanto l'ispezione finale, adesso hai avuto modo di conoscerlo meglio nelle sue richieste. Il tuo modo di stare in campo, quante variazioni ha subito, come è cambiato? No, alla fine poche, alla fine faccio il mio ruolo, il mister ci dà l'indicazione giusta di quello che dobbiamo fare in campo senza stravolgere niente perché alla fine la squadra era quella dell'anno scorso, quindi ci fa lavorare sereni, tranquillo, è fiducioso in questo gruppo, ecco. Come valuti i nuovi innesti che sono arrivati dal mercato, visto queste prime gare, Ma penso Piazza, Di che. Matteo, pensi che la squadra sia ancora più forte o
Penso di sì, perché comunque quando vai a rinforzare vai sempre a rinforzare per migliorarti, non penso che vai a No, indebolirti, certo. ecco. Quindi anche parlando adesso di Piazza, basta vedere i suoi numeri fino adesso, quindi penso veramente che sia rinforzata questa squadra e niente. Senti, che impressione ti ha fatto il ragazzino di Milano, che è più o meno il tuo vicino di reparto? Sì, no, Dimostra personalità. dimostra personalità in allenamento anche in quei pochi spazi che ha avuto a disposizione in Coppa Italia e sicuramente ci avrà un grande futuro davanti. Ora come ora, peccato magari un po' chiuso da Armellino, da Arrigoni, dalle scelte del mister comunque, però è giovane, potrà crescere tranquillamente davanti a questi giocatori. Come lo valuti questo avvio di campionato, oltre alla Virtus, poi si chiude Trapani e Catania? Meglio, secondo me è meglio trovarla subito all'inizio perché comunque guardando l'organico noi siamo alla fine più o meno quelli dell'anno scorso, quindi ci conosciamo un po' di più. Loro comunque Catania e Trapani hanno dovuto fare, diciamo, le squadre da zero quasi, diciamo, e quindi forse saremo un po' più avvantaggiati nel senso che la conoscenza è più avanti, ecco. C'è questa protesta sindacale forse in atto, no? Che cosa pensi tu della scelta dell'associazione calciatori e poi proprio in particolare sulla questione degli over, ci sono molti tuoi colleghi che non passano. Io penso che fanno bene a scioperare perché non è giusto comunque, come hai detto tu, ci sono tanti over di esperienza di giocatori di alta qualità tecnica che stanno a casa per far posto a dei contributi dalla Lega, far giocare i ragazzi che devono giocare per forza. Cioè, in pratica non esiste la meritocrazia, diciamo. E quindi mi sembra giusto scioperare perché se il ragazzino è giovane, è forte, deve giocare, non perché è obbligato dalle leggi che ci sono. Anche perché così comunque le squadre che vogliono fare un campionato di vertice, tipo Lecce, Catania e così, devono essere obbligate a rispettare quei parametri. Non capisco perché se Lecce vuole giocare con 25 over, non può giocare con 25 over, per dire.